Acqua e sale, voglio bere, e ora mi faccio tutto il bicchiere. No, no, no. Oh, tutto il bicchiere. Ma che schifo, bevi acqua e sale. Certo che fa bene, non lo sapevi? L'ho letto nel libro Il potere curativo di acqua e sale. Ma quel libro lo conosco, non dice di bere acqua e sale. Io l'ho letto tutto, forse tu hai letto solo il titolo. E allora cosa devo fare con acqua e sale? Molte cose, ora le spiego in questo video. Ciao amici, forse non tutti sanno che il sale ha incredibili benefici. Oltre a dare sapore e conservare i nostri cibi, è utilissimo per disintossicarsi, depurarsi e rigenerarsi. Acqua e sale è uno dei rimedi naturali usati da sempre ma spesso dimenticati. È molto efficace se usato nel modo giusto. Vediamo come fare. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Quando acqua e sale si incontrano, la struttura geometrica di entrambe le sostanze cambia e nasce qualcosa di nuovo. La soluzione idrosalina. Avviene una ionizzazione, cioè un passaggio di elettroni tra l'acqua e il sale, per cui il sale non deve essere metabolizzato, ma viene subito assorbito dal corpo dove serve. Vedi che si beve acqua e sale? Ma no! L'acqua idrosalina non si beve così a bicchieri. È come un integratore, si prende a cucchiaini o a gocce o si applica sul corpo dove serve. E come faccio a sapere quanta prenderne? Trovi tutto nel libro dedicato Il potere curativo di acqua e sale, scritto da Gabriele Zimmerman, un'autrice donna, e pubblicato dalla casa editrice Il Punto d'Incontro, sponsor del video di oggi e specializzata nel benessere naturale come me. Se vi registrate sul sito usando il link qui sotto, la casa editrice vi offre uno sconto di 5 euro sul primo acquisto. E ci sono tantissimi libri interessanti, hanno un catalogo molto vasto. Risparmiare fa bene alla salute, condividi lo sconto! Il libro di oggi è un manualetto pazzesco per chi ama avere cura di sé con i metodi naturali e risparmiare facendoli in casa. È una guida pratica dall'A alla Z sull'uso di acqua e sale. Prima di tutto spiega come preparare le diverse soluzioni idrosaline, perché ci sono varie concentrazioni di sale e ognuna ha un effetto diverso. Ma cosa serve questa soluzione? Oh, ha tantissime cose e ci sono tutte le formule per preparare le diverse concentrazioni. All'1, 3, 7, perfino al 10% di sale in acqua. Possiamo fare irrigazioni nasali, sciacqui alla bocca, inalazioni, lavande intestinali, lavande vaginali, frizioni per il corpo, impacchi, maschere, peeling per la pelle e tante altre cose utilissime. Sempre con la giusta soluzione idrosalina facciamo un tonico per il viso, un deodorante naturale, un bagno snellente, uno scrub anticellulite, un fango per i dolori. Insomma, un'infinità di applicazioni tutte da fare in casa. Ma sembra interessante, lo leggerò meglio allora. Questo libro è una vera miniera di ricette fai da te. Possiamo fare tantissimi rimedi e prodotti diversi partendo da acqua e sale. Fare le ricette in casa a me diverte tantissimo e mi dà tanta più soddisfazione che comprare i prodotti già pronti. Adesso vi stupirò, il libro descrive anche come utilizzare la soluzione idrosalina per tanti disturbi, dalla A alla Z. I più comuni: acne, dolori, cellulite, obesità, perdita dei capelli, dolori, funghi dei piedi, digestione e moltissime altre problematiche. Io da quando ho letto il libro ho cambiato qualche abitudine. Per esempio, una volta per digerire usavo solo acqua e bicarbonato. Adesso uso anche la soluzione idrosalina, un cucchiaino in un bicchiere d'acqua e mi trovo benissimo. Nei giorni in cui ho male dappertutto, e purtroppo ogni tanto mi capita, faccio un bagno con acqua calda e soluzione idrosalina e riparto come nuova. A casa mia lo usiamo anche per il raffreddore, il mal di testa, per aver piedi sani, belli e profumati. E se c'è qualche problema di pelle, aiuta moltissimo. Nel libro ci sono anche delle strategie per eliminare i metalli tossici dal corpo, che sono dannosissimi, e per fare anti-age, che non è mai troppo presto e nemmeno troppo tardi. Adesso che abbiamo visto i benefici di acqua e sale, votate nel sondaggio qual è il vostro rimedio preferito.
Ma dov'è il sondaggio? Ma è facile, cliccate sulla piccola i qui in alto. Nel telefonino forse bisogna mettere in pausa il video per farla apparire, poi tornate a guardare. Oppure scrivetemelo nei commenti, ok? Bene amici, consultate anche voi questo libro perché merita davvero, fa bene e fa risparmiare. E per seguire tutti i consigli naturali di Simona è facile. Iscrivetevi al canale con un clic, così. E attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Don't miss it. Condividete questo video e condividete lo sconto perché risparmiare fa bene alla salute, lo dico sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Mi sono sbrottolata pure. Forse bisogna mettere il pa... Nel...